Seconda vittoria per il GSD 4 Mori Porto Torres nella Serie A di basket in carrozzina. Nel derby di Sardegna, giocato sul campo della Dinamo Lab Sassari, la formazione di coach Carlo Di Giusto si è imposta con il punteggio 65 a 53. Parte forte il GSD e dopo poco più di un minuto di gioco dà via un parziale di 8-0 che lo porta sul 10-2 quando mancano 7-15 la prima sirena. La difesa lavora bene, tanto che Sassari è costretta in alcune occasioni all'infrazione ai 24 secondi. A metà frazione un altro break, stavolta di 9-0, dà il massimo vantaggio ai bianco-blu turritani che toccano il più 15 sul 21-6. Il primo quarto si chiude poi sul 23-13 con una tripla di Spano e una manciata di secondi alla sirena. Il secondo periodo si apre con un canestro di Scott dai 6-75 e poi la Dinamo Lab ad inanellare un parziale di 10-0 che riporta i padroni di casa sul meno 3, 23-26, quando mancano 5-52 all'intervallo. Scott e Pratt ridanno respiro al GSD e il periodo termina dopo una botta e risposta tra le due squadre sul 34-27 per gli ospiti. Al rientro in campo i sassaresi provano subito ad avvicinarsi, ma la Quattro Mori trova il guizzo con Bates, che dà ai suoi il nuovo vantaggio in doppia cifra. Si procede con un andamento ad elastico tra break e contro break. Dinamo Lab dimezza lo svantaggio, ma a 2.47 la terza sirena, Porto Torres è nuovamente avanti di 13 lunghezze sul 49-36, prima che i padroni di casa firmino gli ultimi canestri, fino al 49-43 della sirena. Il GSD Porto Torres trova qualche difficoltà in attacco, ma nell'ultimo quarto riprende vantaggio e riesce a mantenerlo. Sassari si riavvicina al massimo sul meno 8 a 2.54 alla fine, poi la chiusura è tutta turritana.